Incredibile, scusate, mi viene da ridere perché sto guardando la faccia di questo clown. Sol vedere la faccia di questo pagliaccio sus, come dire, fa pregustare che secondo me oggi ci sarà da ridere e da piangere e da correre, tutto quanto insieme, incredibile. Nello scorso episodio abbiamo affrontato le paperelle in quello che per adesso è forse il livello più divertente di tutto Dark Deception, sinceramente, e fa strano detto da me perché ho odiato il livello delle scimmiette. Il motivo per il quale io ho odiato il livello delle scimmiette è che non sapevo il potere del checkpoint, perché se io adesso ripenso a tutte le morti che ho fatto nel livello delle scimmiette e nella prima parte di Agatha, che sono state veramente tante, ragazzi, se io avessi avuto il potere del checkpoint mi sarei gustato anche di più quei livelli. Tra l'altro, su questo argomento mi è venuto in mente un commento di un ragazzo che mi ha detto: complimenti per aver fatto il livello delle scimmiette senza checkpoint. Pensateci, ragazzi, adesso voi avete visto che con la tecnica del checkpoint possono mettermi davanti chiunque, anche se crepo 10 volte il livello lo finiamo, no? Però io le scimmiette me le sono fatte da solo senza checkpoint, quindi ogni volta io riniziavo da capo, restart. E per quello forse ho preso un voto più alto alla fine, non lo so se questa cosa... Penso che per avere S non puoi usare checkpoint, mi sembra basilare come cosa, eh. Comunque, ragazzi, direi di buttarci e vedere di che morte dobbiamo morire oggi. Questo dovrebbe essere, mi sa, l'ultimo incubo del capitolo 3. È molto sus Beers che ci dice: ah, tesoro, vuoi andare a fare un altro livello o vuoi stare qui con me? Io preferirei stare con lei. Però purtroppo, ragazzi, dobbiamo fare un gameplay incredibile, quindi devo andare con i clown. Però una parte di me vorrebbe stare qui con Beers, eh. Andiamo, che il godo sia con noi, ragazzi. Malak's left a monster to guard the entrance. Reeks of desperation, don't you think? Allora, questa cosa non si può vedere. Stare into its eyes and convince it that you're the bigger monster. Trust me, it works. Allora, adesso abbiamo un altro potere sus. Primal Fear. Cioè, adesso abbiamo un potere che manda via i mostri? Siamo arrivati a questo? Quindi io potrei fare le scimmiette con questo potere e mandarle via? Ah, ragazzi, questo mi sa che è il potere più forte della vita. Cioè, se funziona con tutti i mostri è finita. Ci mette un botto a ricaricarsi, ma... Metti che tu ce l'hai addosso, usi questo. Wow, questo qui è uno dei poteri che mi intriga di più da usare, ragazzi, lo sapete? Comunque Bills ha detto una cosa interessante. Ha detto: Malak è disperato se comincio a metterti nemici sus anche nei percorsi così. E poi ha fatto una battuta sul suo defunto marito. Io avevo fatto negli scorsi episodi la battuta che lei e lui erano una coppia, e questo spiegherebbe pure le interazioni fra loro due come se fossero una coppia, appunto, che si è lasciata, no? Quindi secondo voi, ragazzi, lei ci vuole aiutare a farci reincarnare o vuole usare il nostro corpo per far entrare il demone dentro di noi e vivere di nuovo in amore come una coppia felice con quel demone lì? Allora, torniamo dai nostri pagliacci. Allora, ai ai ai, ragazzi, mi sa che il livello dei clown sarà un livello assurdo, mi sa, eh? Ai ai, allora mandiamo via sta scimmia un attimo, via, vai, via. L'abbiamo stannata, quindi è uno stun più che altro. Crazy Carnival. Vabbè, siamo in un circo, beh, giustamente. Il circo. Those were pretty popular in my day. Ok. Such talent and showmanship. As a girl, the performers never failed to fill me with wonder. Ok. Watching them, I wanted to become a star. Comunque, quando Beers fa questi discorsi sembra molto più umana di quello che in realtà non è. Comunque, Clown Gremlins. Ok. Dai, mi ricordano un po' Killer Clown from Outer Space, però versione Dark Deception, va bene. Lo so, ragazzi, mi sono dimenticato di vedere gli extra che abbiamo trovato nella fogna con le paperelle, li vedremo a fine episodio. Quello che mi chiedo è: noi dobbiamo essere collegati pure a un circo, oltre ad essere collegati alle fogne, alla scuola, agli hotel, cose sus, quindi sono intrigato, ragazzi. Uno di voi mi ha scritto che gli extra dovrebbero spiegare molto sulla lore, come l'altra volta abbiamo visto... Nel livello delle fogne abbiamo trovato l'angoletto di Agatha, dove abbiamo capito un po' di questa bambina di Agatha, della sua famiglia, sus, insomma, ragazzi, avremo tempo e modo di parlarne, comunque. Ai ai ai, ragazzi. Ah, guarda le paperelle, ah, che carino. Allora, a parte il fatto che mi sono cagato sotto per via di quella macchinetta, però lasciamo perdere. Ma guarda, ci sono referenze degli altri livelli, ci sono le paperelle, la scimmietta. Ah, proprio una scimmia lì dentro. Non c'è una reference di Agatha? Come mai? Eccola, l'Agatha reference. Però posso dire una cosa: il peluche di Agatha così me lo comprerei anch'io. Però mi metterebbe terrore, penso, ogni volta
che mi capita di vederlo, oppure paperelle, ma sono bellissimi sti peluche. I think they're inviting you in. Molto accogliente questa cosa. No, è chiuso. Posso prendere questo martello tipo darglielo in testa? Sì, lo posso prendere. Ah, ok. You know you want to. Vivi un pochettino? Ho sottovalutato quanto piccole consideri le conseguenze delle tue azioni. Per un attimo sembrava me lo fossi dato sul piede in realtà, però va bene. Ok, non prometto. Oh, siamo in gabbia, bene. Siamo un'attrazione. Ragazzi, io non so che dire, veramente sono senza parole. Ma sono bellissimi. Beh, tutto questo è un po' irreale. 60 sole? Vabbè, 60 non ci credo mai nella vita, ci sarà una parte 2. Quell'occhio non promette bene, eh? Ragazzi, pensavo di essere morto, vabbè. Ragazzi, sento dei rumori sus, ma... Ah, la macchina ci insegue, che carina questa cosa. Ah, ho capito, questo è proprio un delirio allora. Dobbiamo usare delle combo sus qui, eh. Ragazzi, è un delirio, già ve lo dico, questo è uno dei più difficili del gioco. Ragazzi, mi sono cagato sotto in una linea leggendaria, ma che è quell'affare? Sì, vedi, sono delle teste di clown gigante pure, ci stanno. Pensa un po', ragazzi. Vabbè, però è carina l'idea che le macchinette ti seguono, ragazzi. Cioè, è molto assurda, cioè ha senso. Nella follia di questo posto ha senso. Ma io mi chiedo... Sì, funziona, ok. Ah, la macchina mi ha toccato, però non sono morto. Ah, ok. Va bene. Sono carini, Sono molto carini, ragazzi. Ah, ora che ce n'ho 31... Non me le segna più? Devo andare in un portale adesso che ne ho finite? Sì. Ok. Figo, carino. Ok, quindi erano 31 da quella parte, ora... Ah, ok, no, la macchina ti uccide. Ok, non lo sapevo. Mi piace la musichetta che c'hanno sti cosi quando ci inseguono. È lunga, ragazzi, questa è la prima fase. Io sto già a 20 minuti di registrazione, ragazzi, della prima fase. Ah, forse ho capito, ragazzi. Mi sa che i piccoletti escono solo se tocchiamo la macchina. Perché loro sono nella macchina, capito? Che figata. Quindi se noi tecnicamente schiviamo la macchina, i piccoletti non escono, capito? Il senso è questo. Se ho capito bene. Carina come meccanica. Cioè, l'idea funziona. Ah, siamo morti per via della scatola, vabbè, ok. Last checkpoint, ragazzi, mancano due, abbiamo finito la prima fase. Eccola. Bene. Molto bene. Dobbiamo andare in un'altra area sus. Adesso, dove sarà l'altra area sus? Ok, sì. Bene. Alla statua ci siamo arrivati, però... Un segreto! Ragazzi, che devo fare? Scusatemi. C'è una stanza che gira, però... Dove vado? Ah, ok. Montagne russe incredibili. Questo livello ci hanno speso veramente i soldoni, ragazzi, eh? Tutto psichedelico, assurdo. E mo? Ah, beh, ragazzi... Questi non mi stanno più simpatici come quelli di prima, eh? Quelli piccolini mi stanno simpatici, quelli grossi, come dire, anche no, eh? Bene. Stiamo andando nelle profondità di quest'incubo, sus. Ragazzi, ma è un delirio, guarda che roba assurda! Fun House. Ah, ok. Vabbè. Allora, fino adesso, ragazzi, ne abbiamo prese 60. Sono veramente poche, io ve lo dico. Guarda come ci sorride. Inquietantissimo. Ok, andiamo. Parte 2, ipotizzo, del livello, eh. Vabbè.
I'd start running before you find out. Ok, 220. Ah, oh, iniziamo il livello vero? Ragazzi, ho schivato quella cannonata così, con il potere del godo. Ok. Non potevo schivarlo. Prima, ragazzi, avevo trovato una zona dove era veramente pieno di gemmine. Però non riesco più a trovarla. Era una zona con gli specchi. Ce n'erano veramente tante, ragazzi. Quello era un delirio, perché mi hanno attaccato in 6. L'ho vista da lontano, però sono uscito subito, mannaggia. Prometteva bene quell'area. Quando mi arriva addosso questa specie di roller coaster del non godo, devo scappare nelle stanzette. Via, 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 ragazzi. Abbiamo fatto la pro move. Corrono tantissimo sti cosi, capito? Quindi lo scattino è proprio necessario, ragazzi. Io, ragazzi, ve lo dico, secondo me si è buggato, perché non è possibile che non mi fa vedere neanche dove sono le gemmine. Tra l'altro qui me ne segna due, ma non ci sono. Ragazzi, lo vedete che me ne segna due, ma non ci sono? Ragazzi, ho appena scoperto che premendo Z mi ha zoomato all'indietro la mappa. Meglio averlo scoperto adesso. 98, ragazzi, ve lo dico. Queste qui devono essere su un altro livello, perché altrimenti non si spiega. Per carità, Z, zoom, ha senso, però, come dire, non ci avevo proprio pensato prima. Ci deve essere un terzo livello, perché alcune non me le fa prendere, quindi susso, ragazzi. Per adesso i nostri amici clown non ci sono ancora. C'hanno una mira questi cannoni, che è qualcosa di allucinante, ragazzi. Oh, mi beccano il frame perfetto. Assurdo. Qui le ho prese tutte. Quella stanza è letale, ragazzi. Però devo prendere le ultime due, quindi ci dobbiamo tornare per forza. Via, 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 via. Fregati. Allora, il lato positivo è che abbiamo completato tutte quante le gemmine della stanza con i vetri, che è una cosa positiva. Perché quella stanza era letale, ve lo posso assicurare. Siamo a 50, che non è male, secondo me. Qui non ho capito, quando mi arriva la macchinetta con loro sopra, dove mi devo nascondere? Credo nelle stanzette qui di lato, però sono tutte chiuse. Sus. Ah, l'ho schivato? Ok. Ho fatto una, ragazzi, ne ho schivati due. Non lo so neanche io come, eh. Una agilità, ragazzi, verosimile. Io lo dico. Che peccato, ragazzi. Gli puoi fare delle sterzate incredibili, però devi avere la velocità. La velocità ti dà qualche minuscolo iframe. E con quegli iframe li puoi fregare. Io non so perché me ne segna, come se ce ne fossero due, ma lì non c'è niente, io ci sono andato lì. Secondo me queste devono stare in un altro livello, non c'è niente da fare. Infatti c'è un teleport qua, eh? Eccolo. Ah. Bene. Ci avevo preso che le ultime erano su un'altra dimensione. Ora però, per trovare altre, ragazzi, sarà il delirio. Per trovare altre, ragazzi, ci metterò una vita adesso. Eccolo. Ok. È assurdo che queste minuscole aree che ci può arrivare coi portali non ci sono dei nemici terribili. Sussa questa cosa. Sono stati clementi, perché qui dentro non ti possono raggiungere per qualche motivo. Strana sta cosa. Veramente strana. No, ragazzi, me ne mancano due. Mi tocca fare il giro per prendere quella. Una, yeah! Bene, ragazzi. Ce ne manca un'altra. Via, 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 via. Ok. Ragazzi miei, adesso ci divertiamo. Abbiamo il nostro amico che ci insegue. Che ci insegue sus.
Io non credo che lui si spaventi se uso l'abilità, che dite? Sarebbe divertente, ma non credo. Questo non so se è più divertente delle paperelle, però pure questo è divertente. Capitolo 3 per adesso è ai livelli più divertenti. Incredibile da dire, ma è vero. Ok, era questa? Ok. Vabbè. Oh, GG ragazzi, eh. È stato tremendamente easy scappare verso il portale e tornare a casa, ragazzi, devo dirlo. Tremendamente easy. Ora succederà l'inferno, perché è stato troppo facile, ragazzi, ve lo dico. Ok, perfetto. Ha funzionato il trucchetto di correre come un matto, fantastico. Ok, via. Succederà qualcosa di brutto, ragazzi. Dai, è troppo scontato. I've got you now, mortal. Lo sapevo, ragazzi, era troppo facile. Doveva succedere, vieni, eccolo qua. Yet again. Ma tu quindi sei il maritino di Pierce? It's not going to go quite so well for you. Ti finirò qui e prenderò la tua anima. I'll finish you off here and take. L'altra volta ci ha fatto vedere la sua meravigliosa creatura papera gigante, adesso? That said, seeing as you're so capable, let's up the ante a bit, shall we? Non voglio continuare a sottolineare la tua fortuna. Oh, bravura, eh! Oh, che bello, ragazzi! Keep 'em laughing while you die, won't you? Che bello, ragazzi! Avevo proprio voglia di affrontare quattro clown giganti. Io che dovrei fare, perdono? Ho un martello? Ma posso colpirli? Ah, ok! È talmente inusuale poterli uccidere che mi ha preso un attimo la sprovvista. Ah, più ne uccido, più ne vengono fuori. Ah, io che devo fare? Devo sopravvivere? Non ho capito. Ci metterò una vita, ragazzi. Cioè, devo aspettare che loro fanno il colpo e fare così. Carino. Ok. Wow. Wow, divertentissimo. Aria, eccolo. Corri, corri, via, 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 via. Divertentissimo, cavolo. Ma è bellissimo, dai. Sono sincero, ragazzi, la boss fight del clown è in assoluto la più divertente a livello di boss fight di fine livello. Altro che Agatha. Che poi non ho capito se questa cosa è scriptata oppure in base al livello, vabbè. Quanto gli potrà rode a Malak che siamo sopravvissuti anche stavolta? Stai solo rimandando l'inevitabile, Pierce. Non puoi tenermi fuori dalla tua piccola dimensione tascabile per sempre. Vengo a raccogliere ciò che è dovuto e porterò con me i tuoi peggiori incubi. Tu e il mortale la pagherete con gli interessi. Perché lui ha quella forma da diavolo che è la sua forma solo negli incubi, ma qui purtroppo, essendo intrappolato, può farsi vedere solo con l'occhio sus. You give her that ring piece. And you're going to regret. Cioè, nella sua malvagità è più sincero lui che Birsa, secondo me, eh. La butto così. Altre bugie, minacce vuote. Aspetti che si fidi di te quando hai cercato di ucciderlo ad ogni turno. Sus. Questa è una frase sus, però non lo so. Terzo capitolo, forse il migliore dei tre per adesso. A meno che il quarto mi stupisce, ma siamo a metà strada. Ho solo quattro pezzi da fare. Non deludermi ora. Ragazzi, io direi che da questo terzo capitolo di Dark Deception è tutto, ragazzi. Sinceramente, per adesso, i due livelli dei paperelle e dei clown sono i migliori livelli di Dark Deception fino adesso. Vedremo questi ultimi livelli, ragazzi. Tecnicamente, andando avanti, i livelli dovrebbero migliorare. Questa creatura di Silent Hill sarà superiore al clown alle paperelle? Non lo so, ragazzi. Lo vedremo nel prossimo episodio. E poi, ragazzi, noi quindi possiamo rigiocarci questi livelli puntando a un voto più alto e cose incredibili.
Però prima di salutarci, adesso io esco un attimo. Extra, oh, qui c'è roba interessante. Fammi un po' vedere, perché ne abbiamo sbloccati un po'. Tipo 3 l'altra volta e 1 oggi. Vabbè, ma sono fan art praticamente. Concept art fogna. Ok, ah no, quindi sono pure concept art. Feel war, beh, questo è bellissimo. Questa è in assoluto la migliore fan art di tutte. Poi abbiamo diari di Beers, che non abbiamo neanche uno. Archivio dei suoni, ce n'abbiamo uno. È ora di andarsene. Vabbè. Comunque ragazzi, che cosa? Con voi noi ci vediamo nel quarto capitolo di Dark Deception, che vediamo ora con gli standard così alti se riuscirà a superare il livello delle paperelle dei clown. Che cosa? Con voi ci vediamo nel prossimo episodio incredibile. Vado a mangiare che c'ho una fame da lupi incredibile. Al prossimo episodio.